vibrazioni elettromagnetiche, credo, consente di paralizzare tetanicamente l'avversario. Questo ovviamente a scopo bellico, però io penso che se una tecnologia così avanzata, ovvero usare delle frequenze vibratorie per influenzare il cervello, vengano poi tarate per stimolare delle aree specifiche solamente e quindi aiutare il cervello a compensare dei squilibri che possiede, si possa in qualche modo creare una sorta di terapia, pacemaker, per attenuare, alleviare o comunque compensare quelle che sono squilibri comportamentali, endocrini o comunque anche neurologici che può causare al cervello determinate malattie, che sono depressione, come anche la schizofrenia o anche l'ipertiroidismo o l'ipotiroidismo. D'altra parte, stiamo parlando del cervello, sono tutte lavora con percussioni elettrochimiche, quindi io credo che si possa sviluppare questo genere di terapia che va a surclassare tutte le altre terapie. Io non ho altre domande, grazie. Non ho da dire nient'altro. I think what's interesting here is that you see the phenomenon that's often called dual use, where technological developments stimulated by war fighting can also have civilian implications, and the other way around. I think it is certainly possible that some of the devices that are being developed in DARPA will have very significant civilian implications. Why is that? So the American military has many problems that affect the brain and has many problems that are psychiatric, let's just call them that. For instance, there is a major issue in the US military of a post-traumatic stress disorder, whatever one thinks about the nature and diagnosis of that disorder. So there is a great deal of money being invested by the US military and by DARPA into interventions that might deal with post-traumatic stress disorder. And some of these interventions using electricity and magnetism are being trialed for post-traumatic stress disorder. Secondly, the American military, like many other military organizations, has many war fighters that come back from the war with paralysis, with spinal cord injuries, with inability to use either their legs or their arms. And so they have a great interest in brain-computer interfaces that might enable individuals to regain the use of their lower limbs or of their upper limbs if they've had a spinal cord injury. So here you see what seems to me, in some ways, to be a quite virtuous relationship between military research and the possibility of civilian implications. So I don't discount at all the possibility that some of these interventions using electricity and magnetism will have therapeutic effects. Maybe they will have fewer side effects or adverse effects than using the drug route, because maybe they can be more precisely targeted. The reason why I used my small example of deep brain stimulation for Parkinson's, though, suggests that even in these kinds of interventions, the brain is a highly interconnected circuit, and it's very difficult to separate out an intervention in one area from consequences in another area. So the deep brain stimulation for Parkinson's has extremely good consequences to control the tremor,
But as I said, it can lead to rather significant transformations in personality, in desire, in your ability to control your impulses, many occasions of pathological gambling and so on and so forth, linked to the use of deep brain stimulation. So I think we should hesitate before thinking that once again we have absolute precision in our intervention. Because even an electrical or a magnetic intervention is intervening into a highly complex, interconnected system where a change in one region is almost certain to produce changes elsewhere. So we should learn from that, the way in which that dream of specificity failed, to be very, very cautious. But yes, I work with a number of people who are using transcranial magnetic stimulation, and they think that the evidence is very good in the treatment of certain kinds of conditions, but we have to say that they do not know the mechanism. Thank you, Nick. Un altro intervento, prego. Sì. Il prossimo subito. Mi presento, per chi non mi conosce, sono Marco Bertali, lavoro come psichiatra presso il Centro di Salute Mentale. Scusa Marco, solo un istante. Professor Rosa, sì. Mi presento, sono Marco Bertali, lavoro come psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di Gorizia. Io non faccio una domanda, faccio un intervento. Prima di fare l'intervento, desidero spiegare al professor Rose, che lo faccio con molto rispetto nei suoi confronti, con molta dolcezza e gentilezza, e per certi versi posso dire che mi inchino alla sua anima, nel senso che la sua anima probabilmente, avendo sentito questo discorso che lei faceva, non sarebbe molto contenta. Quando sentivo la sua iniziale critica alla psicofarmacologia e al DSM-5, e cominciavo veramente a respirare aria nuova. Invece poi, nel momento in cui c'è stato questo lancio così culturale del progetto Human Brain, oppure addirittura questi interventi così tecnologici di intervento sul cervello, sono inorridito. Nel senso che se vogliamo liberarci effettivamente dal dominio così, della psicofarmacoterapia, della diagnostica di tipo biologico, dobbiamo fare un salto che è un salto quantico. Il cervello è l'hardware. Noi dobbiamo riferirci al software del nostro essere al mondo, che non è neanche la nostra mente, ma è la nostra anima, per come dicevo. La fisica quantistica su questo ci aiuta. Noi che lavoriamo nei centri di salute mentale sappiamo che attraverso la relazione, per chi fa attraverso la psicoterapia, per chi fa attraverso pratiche olistiche, io mi occupo per esempio di meditazione, ma con tutto quanto ha a che fare con restituire senso di vita alle persone, che sia lavoro, che sia la casa, che sia il lobby, sappiamo che in quel momento noi stiamo facendo un intervento sottile che passa attraverso pensieri, emozioni, e passa attraverso le anime delle persone, che determina dei profondi cambiamenti a livello neurocerebrale. Ed è questo il percorso di cura che deve essere svolto. Non certamente la psicofarmacoterapia, non certamente l'approccio diagnostico prescrittivo, ma non certamente questi interventi transcranici di tipo elettrico, di tipo magnetico. Credo che se vogliamo rilanciare veramente un discorso di critica al farmaco, dobbiamo andare lì dove la nostra anima ci chiama, attraverso i dolori, attraverso le sofferenze. I dolori e le sofferenze non sono disturbi del cervello, sono segnali profondi della nostra anima, che passa ovviamente attraverso quella che è la nostra dimensione materiale organica, attraverso il nostro cervello, ma noi su quel cervello possiamo agire in altro modo. Mi sono smorzato nel mio atteggiamento polemico, la ringrazio per la pazienza, vi ringrazio. Grazie Marco. Penso forse, Marco, però, che hai ecceduto nel immaginare qual è la posizione del professor Rose, che in buona misura ha riferito su quanto esiste piuttosto che di quanto lo coinvolge direttamente, ma penso che meglio ancora potrà rispondere lui.
So, thank you for the question. Let me just make a few remarks. I don't know if you're familiar with the work of the Mind and Life Institute, those who practice meditation, in particular those who are training to be Buddhist monks, are also involved in explorations of brain functioning. And I think many of those both in that organization and elsewhere recognize that meditation transforms in some fundamental ways neurobiological states. The brain is an open organ which is transformed from the moment of conception by its engagement in the world. And if at least one of the problems that one might want to point to in much of the research that's currently going on around the brain is the belief that the brain can be understood as an isolated organ, and that the relationship of the brain to the world outside it can just be seen in terms of a number of inputs and outputs. Whereas what we know about the developing brain is that it's transformed from the moment of conception at time scales ranging from the millisecond to the decade by a constant interaction with its milieu, not just its external milieu, but also with the body, its interaction with the body. So I think we need to develop a much more an understanding of the human brain and indeed of the animal brain that refuses to see it as an isolated, bounded organ with its own properties and sees it as immersed always in its milieu or in its environment. I'm not so taken as you are with the metaphor of hardware and software, because I think that the brain itself is molded. It's not hard, it's soft. It's transformed all the time. And one can see this in terms of its of the expression of genes, the formation of neural circuits, and so on. I would only want to say that one shouldn't, to use the English expression, throw out the baby with the bathwater. There is a lot of highly reductionist research going on into the brain. But the human brain is the most complex organ in the universe. And I think if we are to understand how we are as human beings, we need to understand how our brain works in that complex relationship with its environment. So my struggle, if I work with the neuroscientists, is to say, how can one make neuroscience a genuinely human science? How can one integrate in neuroscience the understandings from the humanities, from the social sciences, from culture, and see the ways in which those shape and are shaped by this wonderfully complex organ of the human brain? And anybody who's seen the consequences of brain injury or of neurodegenerative disorders knows, to be very simple about it, that we do need to take the brain seriously and what it can do and what happens when it's damaged. So I think I can understand the response that says, well, we don't want to have anything to do with the brain now. We just talk about the soul. But I think we're losing a lot if we don't begin to engage with those forms of understanding. If I'm involved with the Human Brain Project, which I am, it's partly to try and integrate or insert these ways of thinking about the social, cultural, historical nature of the human brain into the work of the neurobiologist that I work with. Maybe my friends tell me it's bound to fail, it's a waste of time, but for me it's an interesting experiment. Thank you. Nick, Professor Camerini wanted to make a question or a comment. Seguendo quella che è stata la presentazione, bella presentazione del professor Rose, che ha ricordato all'inizio l'abuso che noi facciamo dei farmaci antidepressivi,
Cioè, però se andiamo nella quotidianità clinica, in verità mi sembra che ci sia un'ampia zona grigia fra quella che è patologia e quella che non è patologia, ma è una situazione esistenziale. Ecco, qual è il border, qual è il confine che noi abbiamo fra patologia vera e tutta quella larga messe di situazioni esistenziali per le quali noi, nella quale nella pratica clinica vengono prescritti questi farmaci. Seconda domanda e considerazione, noi viviamo l'era della rivoluzione genetica, genomica in tutte le forme, le patologie umane. In una brevissima esemplificazione, io mi occupo di malattie cardiache, di particolari malattie che sono le cardiomiopatie. 30 anni fa, queste malattie venivano considerate malattie di unknown origin, di origine sconosciuta. 20 anni fa viene isolato un gene che si chiama beta myosin heavy chain e tutti contenti eravamo un gene, una malattia. Dopo 20 anni abbiamo una malattia, un fenotipo e sono stati identificati una 30 di geni. Così che noi oggi viviamo una situazione che è più confusa o perlomeno più complessa che non 20 anni fa. Ecco, e per cui credo che questo sia un problema. Terzo e ultimo, brevissimo, per quanto riguarda il futuro della ricerca, a me sembra che ci sono delle differenze fra quella che è la ricerca nelle malattie, chiamiamole psichiatriche pure, e l'Alzheimer, dove abbiamo un substrato anatomico alquanto chiaro, morte delle cellule, presenza di amiloide, eccetera. Cioè abbiamo dei target potenziali più, diciamo, hard rispetto alle altre malattie. Grazie. Nick. Okay, thank you for those three very important questions. I'll try and respond in the reverse order, beginning with Alzheimer's. I agree that we think we know what we're dealing with when we're dealing with Alzheimer's, but I wonder if it's quite so clear to us. We believe there's a physical degeneration of the brain. In particular, most people who work on Alzheimer's believe that the pathology in Alzheimer's is the development of these characteristic plaques and tangles in the brain. But here are a couple of things that make things more complicated. Firstly, if people agree to donate their brain for research after they die, and they have psychological tests while they're alive, and you measure the extent of their decline of cognitive function, and then when they die, you look at the number of plaque and tangles in the brain, there is very limited correlation between decline of cognitive function and the amount of plaque and tangle in the brain. It's certainly not a linear relationship. Something more complicated is going on. Conventionally, it's called cognitive reserve. So the amount of education that you might have, the amount of reading which you might do, a whole series of other things, give you a certain amount of protection against the plaques and tangles. And as I said, you can give animals many plaques and tangles and they won't show the symptoms of Alzheimer's, or you can give human beings drugs that bust the plaques and tangles and they don't reduce the symptoms of Alzheimer's. So once again, we have something that looks as if we know, as we have a relatively simple explanation, but I fear that it's more complicated, much as I would like it to be much more simple. And as with your heart, your cardiomyopathy, the same with Alzheimer's, we believe that we had found
at least one gene which in one variant greatly increased your chances of developing Alzheimer's, the so-called APOE4 variant. But in fact, the relationship between APOE4 and Alzheimer's is highly contested. And I'm sure with Alzheimer's, we will see the same as you find with your cardiomyopathies, that this dream that we would find the one gene, the gene for this, the gene for that, the gene for the other, is quite mistaken. Human beings have perhaps 22,000 individual coding sequences, probably not many more than carrots or fish. They certainly don't have the 100,000 or the 300,000 genes that would lead one to think that there was one gene for each characteristic. How genes work, as I'm sure you know even better than me, how genes express themselves over a lifetime, how they express themselves in different cells, how they are affected by input, how they methylate and demethylate. These are epigenetic issues that are becoming the subject of a lot of research, but show us again, I suppose, the very simple cliche that as with brains, so with genes, the more we know, the more we know we don't know. The more we know, the more we know that we do not know. Very last question. The borders between illness and health. I think most of us in this room would probably agree that the borders between illness and health are set by culture and society, and they are seldom set by biology. Perhaps in the case of an infection, they are set by the pathogen. But in myopathies, as in psychiatric disorders, what's normal, what's abnormal, is set by the norms of our society. One of the great advances, I think, of our knowledge of the brain has been to show that the same mechanisms underpin normal variations in human affect, in human emotion, in human will, as abnormal ones. That is to say, things are dimensional rather than categorical. So I think those questions of those fuzzy borders are always there. Should doctors treat things that are the wrong side of the border? If I go to a doctor with ordinary anxiety, because, to use the example, I've lost my job, or my relationship is breaking down, or I'm worried about my children, and I'm not sleeping, and I'm anxious, should I go to the doctor for that? Well, historically, human beings do go to doctors for that, because doctors are wise people. Most of the things that general practitioners see are these kinds of fuzzy anxieties. And should the doctor give me a drug for that? Well, sometimes, yes. I think sometimes, yes. Even if I haven't got a frank disease, but if I'm not sleeping, I'm feeling anxious, if the doctor can give me a benzodiazepine, which actually I think Valium is a good drug, you know, quite a good drug. We know its mode of action. The doctor can give me the Valium, it's going to help me get through the day and give me the resources to deal with my life events, then I don't think that's all that bad. Maybe I'm in a minority. Thank you, Nick. More questions? Please. Momentinos, per favore. Can you? You have to speak in the video. Okay. Without the red light, but it's working now. Allora, professor Rose, ho apprezzato molto il suo intervento, ma credo che in modo un pochino sotterraneo, dietro i nostri discorsi di carattere scientifico e metodologico, ci sia la
separazione tra corpo ed anima di neoplatonica memoria. A queste radici forse non possiamo rinunciare se vogliamo capire quello che è avvenuto all'interno della medicina, anche in particolare di quella italiana, in cui la distinzione per gli aspetti delle patologie cerebrali tra il mondo del funzionale, leggi psichiatria, e il mondo dell'organico, leggi neurologia, di cui io sono un esponente, è qualcosa di molto profondo e certe volte anche dilaniante all'interno di talune scuole di pensiero. In particolare, con riferimento all'Alzheimer disease, intendo quello sporadico, non FAD, familia all'Alzheimer disease, per il quale invece l'individuazione di un gene specifico è ampiamente dimostrato. Per la forma sporadica, quella più frequente della malattia di Alzheimer, volevo ricordare alcune piccolissime tappe che sono: negli anni Ottanta, quando io studiavo all'università, l'ambizione di poter applicare un modello che fosse analogo a quello molto appealing del Parkinson disease, nel quale cioè un modello mononeurotrasmettitoriale aveva dato frutti così importanti, apprezzabili a livello farmacologico. Sono stati sforzi ampiamente frustrati, la farmacologia ne ha pagato le spese e le industrie farmaceutiche naturalmente pure. L'attuale uso, e faccio un salto di 30 anni, della diagnostica liquorale, i biomarkers, e del neuroimaging nell'ambito della PET, della risonanza magnetica funzionale, rappresenta, possiamo dire, una nuova frontiera che ci sembra molto vicina. Ma questa nuova frontiera è avvelenata dall'estrema difficoltà nell'individuare dei pattern caratterizzanti per i vari tipi di demenza, che possono essere tra di loro molto diversi. E nel contempo non abbiamo ancora gli strumenti per una diagnosi predittiva e precoce che possa essere apprezzabile ai fini del miglioramento della vita del paziente, né strumenti per modificare il decorso naturale della malattia. Allora, ferma restando l'importanza di proiettarsi su scenari di ricerca, il mio intervento vuole soltanto sottolineare l'importanza persistente di individuare aspetti funzionali prima che organici, ovvero ristabilire dei limiti nosografici nella fattispecie tra le demenze, attraverso quelle metodiche di neuropsicologia clinica che sono molto poco tecnologiche ma molto vicine alla conoscenza dell'individuo e dei limiti della sua funzionalità attraverso l'indagine standardizzata delle funzioni cognitive. Ecco, e con questo concludo. L'idea che ci possa essere un gigantesco computer nel quale io possa mettere tutti i dati, indipendentemente da un'osservazione naturalistica che li preceda e che li possa in qualche modo categorizzare attraverso un profilo funzionale e fenomenico, è un'idea rispetto alla quale mi sento di essere molto critica. Grazie. Grazie. Just a couple of comments on those remarks. Maybe starting with where you ended, with the use of data mining techniques. So I think the comment that you made, which suggests that what we call dementia or Alzheimer's may in fact be composed of a whole range of different disorders that present in a similar fashion at the level of symptomatology, but are different in terms of their etiology, are different in terms of the underlying pathophysiology. I think that is that's the belief that underlies this wish to do the data mining. Because this wish to do the data mining says, well, suppose we can gather together a very large number of people who are suffering from neurodegenerative disorders, and we can
use evidence from genetics, evidence from brain scans, evidence from the efficacy of different types of treatment, evidence from their life history. And we can see if we can begin to tease out different patterns, to see if we can begin to identify within those people who look symptomatically the same, whether there are different signatures of the disorder. We can then feed those signatures back to the clinicians, and we can say to the clinicians, look, we think this group of patients, group A, are rather different from this group of patients, group B. Does this make any sense to you as a practicing clinician? Is this the kind of data that you might use to differentiate the different people that you're dealing with, and so direct different forms of intervention to them? That at least is the hope of something like the Human Brain Project. And indeed, Richard Frakowiak, who's the person who heads this medical informatics part of the Human Brain Project, is beginning by looking at neurodegenerative diseases, with the belief that there are many, many different types of disease that perhaps have a final common pathway or a common symptomatology. Whether or not that will lead to early diagnosis is an interesting question. I know that with Alzheimer's and the dementias, there's a great pressure for people to search for early diagnosis. And I would say two things about this. Early diagnosis without effective intervention is a very mixed blessing. To know your pathway without being able to do anything about it is a very mixed blessing. And the best example that we have in relation to that is Huntington's disease, where the gene was located in the 1980s, it was sequenced. We can, with a very high 90% or more degree of accuracy, predict whether or not someone is going to develop HD on the basis of the number of CAG repeats that they've got in this region of the chromosome. Many people don't take the test because they don't want to know, because despite the fact that we knew this 30 years ago, we've got absolutely no effective form of intervention. And this is in a disorder that is very highly penetrant. When one knows almost certainly that the person is going to develop the disorder, but of course the person doesn't know when they're going to develop the disorder, how serious it's going to be, how rapidly they're going to decline, or any of the things that are really going to help them manage their lives. In most disorders, the knowledge that we have from early diagnosis is much less certain than with HD. It's probabilistic knowledge. It says that we know with a 70% chance that you might develop this disorder, or that you are in a population group that has a 70% chance of developing that disorder. I say, doctor, what's my chance of developing that disorder? Perhaps I'm in the 30% group. Perhaps I'm not going to develop this disorder. I'm left in a situation of great uncertainty there. So I'm a bit skeptical about screening and early intervention. The points that you make are very valid, but I'm not a clinician, of course. I have the luxury to not be a clinician. Grazie, Nick. Penso che ci avviciniamo verso le considerazioni finali. Potrei chiedere forse se Franco Rotelli vuole intervenire, visto che sono stati trattati argomenti che vanno molto verso il nocciolo della psichiatria e dell'assistenza. Mi pare che Franco non desidera intervenire. Intervieni? Allora fa due domande al professor Rose. Da parte mia, la prima è, visto che il suo dipartimento ha un titolo così onnicomprensivo presso il King's College, e quindi parla di scienze sociali, di salute e di Social Science, Health and Medicine. Health and Medicine, di salute e di medicina. Ecco, la mia domanda è questa, abbiamo qualche speranza che ci possa essere una accuratezza anche in un tipo di ricerca apparentemente meno implicata con interessi di tipo economico, come è stata quella sui farmaci, e temo possa essere anche questa sui questi devices,
che invece riguardi la famosa questione sempre enunciata ma mai approfondita realmente della plasticità del cervello rispetto alle condizioni sociali, ambientali, a tutto quello che poi viene fatto nella realtà da parte di servizi come quelli che il collega ha nominato prima, servizi di salute mentale per esempio che operano in una comunità, che tipo di interrelazioni oggi o comunque di aree di ricerca possiamo intravedere all'interno della connessione tra la questione del cervello e invece tutta la questione delle scienze sociali e degli interventi medici che si sviluppano in una area apparentemente a bassa tecnologia, no? Almeno dal punto di vista diciamo classico. E la seconda domanda è, siccome il professor Rosa è stato tra i più acuti critici del processo di costituzione del DSM-5, che è la nuova versione del manuale diagnostico statistico di classificazione delle malattie mentali che è formulato dalla American Psychiatric Association, che è uscito l'anno scorso, volevo chiedergli un suo parere su come alla fine no, è venuto fuori questo strumento che ha comunque un impatto culturale molto forte, nel senso che uno dei timori che il professor Rose enunciava qualche anno fa era comunque questa di fatto, che si è verificata in ogni caso, comunque ampliamento dell'area diagnostica alle condizioni premalattia o probabilistiche, come ha detto adesso, no? Di situazioni quindi di apparente diciamo, individuazione precoce di condizioni. L'impressione è che ci sia stato un freno, no? Anche nella fase finale, anche per il sorgere di qualche punto di vista critico come quello di Francis e di altri sul DSM-5, ma volevo sapere un po' il suo parere su queste due questioni, poi qualche cosa in conclusione. Okay, again, thank you for those questions, which deserve long answers, but I know that we're supposed to be moving to a close. I think, surprisingly, the criticisms of the Diagnostic and Statistical Manual have had some effect. Normally, the critics criticize and life goes on, but not many people take much notice. But some, at least, of the criticisms of DSM have had consequences. For instance, DSM-5, the plan was to increase to include a diagnosis of psychosis risk with children who had an early event that looked a bit as if it might be a precursor to psychosis would be diagnosed with psychosis risk syndrome, and a whole series of early interventions would be targeted at those kids and their families because of the belief that they would go on to develop a psychosis. That diagnosis was not included in DSM, partly as a result of the criticism. And indeed, there's been a quite severe criticism of the early intervention programs in psychosis on the grounds that early intervention on the basis that the child is at risk of psychosis has the real possibility of changing the life of that child so much, setting that child off on a kind of psychiatric career. So I think here in DSM, the criticisms have had some effect. Whether it was because of some of these criticisms that Insel and others chose to take a different path, I don't know. I think Hyman certainly was very aware of those criticisms. I don't happen to have much faith in the path that they're taking at the National Institute of Mental Health, but at least they are being much more modest about what they know. At least they are saying, look, we are simply not at the stage when we know enough about how the human brain works to begin to even trace out causal pathways, let alone have precise methods of intervention. That's a step in the right direction. On your first question about research, the kind of research, for brevity, let me just give you one example of the work that my department is doing, which is on the way in which human mental life is affected by living in urban environments, mental life and the metropolis. I'm sure there are no sociologists in the audience, but if there are, you will know that there was a classic book
written in the late 19th century by George Simmel called Mental Life in the Metropolis. And Simmel and others remarked on the way in which human mental life was being transformed as people moved from the countryside into the cities, where there were so many people and there was light and noise and traffic and billboards and shops. How was this transforming human mental life? And a lot of social scientists in the early part of the 20th century focused on that question. And the other question that they focused on was the distribution of psychiatric problems across urban space. We know that psychiatric problems, however you want to characterize them, have characteristic patterns in relation to poverty, in relation to overcrowding, in relation to density of population, and so on and so forth. We know we can see those patterns. In the early years, social sociologists, epidemiologists, and psychiatrists worked very closely together to try and understand how this experience of being born and brought up in an urban environment might shape your body and your soul. A very interactive way of trying to think about these things. Now, we live in a world now where more than half of the world's population lives in cities, some of them in Trieste, some of them in Mumbai, some of them in Rio, in favelas, in the slums of Mumbai, and so on. And we are trying to work, my little group is trying to work with some neuroscientists, with sociologists of the urban environment, with developmental psychologists, to just try and think about how body and brain is shaped and reshaped by these experiences of living in an urban environment. It's a tiny little experiment in social scientists and neuroscientists working together to try and think whether you can think about epigenetics, about plasticity, about culture, about experience. That's the kind of work that we would like to do, non-reductionist work, but work that recognizes that brains shape us at the same moment as brains are shaped by our experience. Doesn't ignore the brain, but doesn't make the brain the kind of master and make us just into puppets of our brain. Will it work? I don't know. It will probably fail, this experiment, but it might fail in interesting ways, so. Thank you. Penso che queste siano le parole ideali per concludere questa giornata, anche per non aggiungere nulla che disturbi l'attenzione su queste parole che possono essere considerate veramente conclusive. Vorrei anche, a nome di tutti voi che penso vi associerete, ringraziare veramente Nick Rose per aver accettato l'invito di venire in questo ciclo di conferenze, perché è molto impegnato da tutti i punti di vista, con il suo dipartimento, con gli altri impegni, e penso che ha dovuto preparare appositamente questa presentazione, per la quale gli siamo particolarmente grati, come per tutta la discussione che è avvenuta durante la mattina. Roberto Mezzina vuole ancora aggiungere qualche notizia operativa. No, insomma, vorrei, se mi permetti, fare un piccolo commento, anche perché ci sarebbe da parlare tanto. Ma insomma, siamo di sabato e c'è una bella giornata, andremo tutti adesso a prendere un po' di sole. No, credo che volevo dire a Rose, che peraltro conosce questa cosa, il fatto che l'illusione che gli psicofarmaci possano essere curativi di malattie del cervello, diciamo che almeno questo la psichiatria critica in Italia l'ha affrontata 40 anni fa, è una questione di cui poi ci siamo un po' dimenticati molti di noi, soprattutto le giovani generazioni, ma uno dei primi lavori che sono stati anche a livello scientifico hanno segnato un'epoca è stata la revisione critica fatta dall'Istituto Mario Negri, guidato da Garattini, nei primi anni 70, di quella che era allora la letteratura che riguardava gli psicofarmaci, dove i giovani psichiatri si formavano ancora all'indicazione che c'erano dei farmaci cosiddetti incisivi sul delirio, dei farmaci che avevano invece degli effetti sedativi, no, positivi, eccetera, eccetera. Tutta questa paccottiglia di sottoculture è stata affrontata in maniera molto radicale e in maniera scientificamente inappuntabile dal gruppo del Mario Negri con Garattini, Tognoni e tutti gli altri che poi si sono succeduti negli anni e hanno
tenuto la barra su questa questione. Quindi da questo punto di vista c'è una tradizione italiana che voglio ricordare che non ha mai concesso molto all'idea della specificità del trattamento delle malattie mentali sulla base di diagnosi, e l'uso di psicofarmaci da questo punto di vista non è mai stato visto in questo senso. Sapevamo tutti, perché lo si faceva nei manicomi, che gli psicofarmaci servivano sostanzialmente a controllare i comportamenti. Questo era quello che emergeva anche dalla ricerca in psicologia sperimentale sui ratti, per esempio, e l'unico effetto dimostrato nei primi studi sui neuroletici era l'inibizione psicomotoria, che era il tratto comune di questo tipo di ricerca. Diciamo, quindi, insomma, siamo tornati, per fortuna, ad un rinsavimento, forse, anche sul campo della ricerca, e naturalmente desta personalmente molte preoccupazioni che ci possano essere però delle impostazioni che puntino direttamente alla modificazione dei comportamenti attraverso altre strumentari, questi devices che tu hai descritto. Qualche preoccupazione ce l'abbiamo, non è inutile negarlo. Voglio anche dire che purtroppo, mentre nel campo nostro abbiamo tutta una serie di warnings che stanno venendo fuori, adesso voglio citare, per chi non lo sa, ma perché si può rintracciare su internet facilmente, c'è un articolo che è uscito sul British Medical Journal nel febbraio di quest'anno che riporta di uno studio amplissimo fatto in Inghilterra, in Gran Bretagna, sulla base di un database nazionale sull'uso in cronico delle benzodiazepine, che riporta su 64.000 soggetti, se ricordo bene, un raddoppio esatto del rischio di morte rispetto alla popolazione generale. Voglio dire, questi sono dei warnings che vengono fuori in maniera molto precisa e che credo che porteranno a qualche ripensamento anche sull'uso di questi farmaci. È uno studio che credo che Nicolas conosca, è recente ed è molto importante. E d'altro canto sappiamo anche che anche sulla ricerca genetica, insomma, un po' di favole ci sono state raccontate. Il professor Sir Robin Murray ha recentemente dichiarato, l'ho sentito con le mie orecchie, che la ricerca sulla schizofrenia, la genetica della schizofrenia, coinvolge al momento più di 30 geni e che non ci sono molte speranze perché questa cosa possa avere un futuro, almeno in tempi brevi. Quindi diciamo che siamo in un campo di grande incertezza e gli sono grato che lui abbia sottolineato questo. Purtroppo, voglio concludere con un'altra informazione che magari ci spingerà a fare qualche battaglia in più. Ieri è uscito un accordo Stato-Regioni in cui 80 milioni di euro lo Stato italiano li darà alla implementazione di percorsi di cura basati sulle 4 diagnosi principali della psichiatria. Lo Stato italiano è il primo nell'Europa occidentale a utilizzare la diagnosi per l'organizzazione di servizi psichiatrici. Diciamo che abbiamo chiuso per primi i manicomi, adesso andiamo ad implementare, sostanzialmente a ritenere in maniera del tutto ingenua, che utilizzare le diagnosi per la programmazione dei servizi possa portare a qualche risultato. Speriamo di spezzare le gambe con un po' di forza a questo tipo di impostazione. Siamo arrivati tardi, purtroppo questo nel tavolo delle regioni, d'accordo col Ministero, sta passando. Non c'è nessun paese occidentale, l'Inghilterra per prima, che sviluppa delle linee guida, ma all'interno di indicazioni per la pratica clinica, non ha mai pensato di pianificare delle politiche su questo, no? È il primo paese occidentale che va a rispolverare la diagnosi psichiatrica per ritenere di programmare o valutare i servizi. Questo è un altro warning che ci lanciamo tra di noi, perché ci dovremmo un po' mobilitare, temo. Grazie. So se vuoi. Allora, grazie ancora davvero Ricordo che c'è questa prossima settimana, per chi è interessato, il congresso di epidemiologia psichiatrica della SIEP presso l'Università di Trieste dal 12 al 14. Chi si vuole ancora iscrivere può farlo con una cifra modesta. La SIEP prende una piccola quota di iscrizione. Il congresso è molto interessante, farà il punto sulle politiche e sui servizi. Grazie. C'è ancora l'ECM.